Ma in Italia non ci sono le condizioni per fare questo. Non ci sono. Cioè, io ho 19 anni e studio a Milano. Però cioè, dipende tutto dai miei genitori. E non penso che una persona, che un ragazzo della mia età, fa uscire di casa e mantenersi. Questo non è fattibile in Italia perché il tempo, ora che finiamo gli studi, che si finisce l'università, che si prende un lavoro, cioè minimo 25 anni. Università al massimo ti va bene se fai 3 anni, se dopo 3 anni trovi un lavoro. Altrimenti non funziona, ma se per esempio vai negli Stati Uniti o se vai giusto in Francia, cioè il loro liceo dura 4 anni, in più si fanno non più di 4 anni di università, cioè di college. E lì è più proponibile, più fattibile, inoltre qua non ci sono neanche le finanze, cioè non ci sono college, per esempio qua a Milano non ci sono strutture che ti, come dire, ti agevolano a studiare, non ci sono borse di studio, non c'è un tubo. Che è giusto che una persona faccio i suoi percorsi con calma, che si studi e poi con una preparazione, insomma, uno fa le scuole, si prepara, può fare anche quello che vuole, invece così uno prende il primo lavoro che capita, anche a livello personale non so quanto sia gratificante. Mi trova un posto dove stare, perché dato che al giorno d'oggi non c'è neanche un posto, il posto di lavoro proprio zero, tutto quanto, se mi trova lui la casa, mi paga lui tutto quanto, per me va bene. Ok, comunque di quelle delle persone che conoscete quanti sono in casa dai 18 ai 30 anni? Tutti. Non ci sono più soldi. Alla fine mantenere una casa, mantenere comunque andare a lavoro, pagare tutto, non riesce ad andare via di casa a 18 anni. È quello che... Quindi se ci danno magari più lavoro e più possibilità. Esatto. Anche qualche... Mio fratello tipo a 21 anni non riesce a trovare lavoro. E ha pure lavorato. Ci assicurino un lavoro e poi proporremo ai figli di andare fuori di casa. Se ho paura che ci sia un secondo fine, nel senso che non sia l'obiettivo quello di mandare i ragazzi a farsi una vita, come secondo me dovrebbe essere, cioè andare via di casa è una conseguenza di un progetto e non solo via di casa perché sei troppo vecchio. Alla famiglia può andare bene così. Se ci fosse soltanto l'altro obiettivo, potrebbe essere soltanto un incremento di natura economica per nuovi affitti, nuove case, certo. E quindi fragilare l'economia, ma in un modo un po' anomalo. Anche perché probabilmente non abbiamo neanche i mezzi per pagarci Si andrebbe a dare un problema alla famiglia invece che un aiuto ai ragazzi. Certo, d'accordo, grazie.